Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata me stessa, allora adesso oggi è... non c'ho l'orologio, cazzo! Scusatemi le mie parole. Allora, ieri è il compleanno di una mia amica, che era Veronica, e non so se avete visto sul mio Instagram, mi ha fatto un regalo bellissimo. Cioè, bellissimo, spero che le sia piaciuto, mi ha detto di sì. Perché purtroppo non sapevo cosa ordinarle. Faccio questa piccola premessa, perché ci tenevo, visto questo video alla fine parlerà d'amicizia, quindi ci sta. Praticamente io ho fatto un regalo, gli ho fatto arrivare il bigliettino, che gli ho fatto pure, diciamo, il fake, la cosa finta di fargliela vedere tramite una storia, mentre invece poi l'avevo già compilato e gliel'ho fatto spedire dal Glovers. E molti diranno: sei pazza, Sara, quanto costa? Infatti, cioè, costa, però chi se ne frega. Ci tenevo anche perché comunque gli ho messo dentro anche una foto di noi con la Polaroid, io, lei, mio ragazzo e mia sorella. Quando siamo andati a prenderci il bubble tea, la mia idea era regalargli proprio il bubble tea, che chi non lo sapesse è un tè con le palline, tipo molto tipico orientale. Il problema è che nessun bar faceva consegne oltre un raggio di 3 km. L'unico bar che era vicino al mio ragazzo ha chiuso. Infatti io pensavo, glielo faccio ordinare, glielo faccio mandare al mio ragazzo, ce lo ordina lui e poi glielo manda a lei. Nada. Abbiamo provato in tutti i modi, ho chiamato tutti i Cristofori Colombi di Torino, niente, ma poi non c'era, quindi è sfatata l'idea. Alla fine ho pensato, gli offro una cena col sushi, che è la stessa cosa più o meno che ho fatto in maniera più piccolina per il mio ragazzo quando mi ha fatto l'anniversario, circa poche settimane or sono forse. Però noi ci eravamo fatti una cosa un po' più piccola, perché siamo poveri. Stavolta l'idea è stata comunque con mio ragazzo e con mia sorella. Ovviamente io ho scelto più che altro le cose insieme al mio ragazzo, perché questa qua fai tu, i gusti li sai tu di Veronica. Cioè, vabbè, allora provo. Più o meno male, che ho detto, mi butto sui miei gusti. Meno male. L'altro gusto l'ho scelto mio ragazzo ed era quello più buono. Perché io non sono molto sempre pratica delle cose fritte. Comunque mi ha fatto una cosa molto molto figa, andate su Instagram, c'è la storia. Si chiama, tra l'altro, 26 Veronica, e vedete proprio il sushi che è. Gli abbiamo regalato, comunque gli abbiamo regalato in tre. Era una cena, abbiamo messo uramaki, anche furumaki si chiamava, che è praticamente una cosa grossa così, con dentro praticamente i surimi, il salmone, avogado, c'erano delle salse strane, la granella sopra le cipolle, che sapete che non vado pazza per la cipolla, mi ragazzo mi fa, ma sì dai mettila, che secondo me è figo. Poi ho messo i ravioli di gambero, due uramaki. Uno Philadelphia, avocado e salmone, l'altro la stessa cosa, però col salmone scottato fuori della salsa teriyaki. Che quello secondo me è la salsa teriyaki, l'ho comprata ragazzi, è buonissima. Peccato che c'è una piccola percentuale di aglio, ecco perché mi torna su. È piccola, è veramente poca. Prima essendo intollerante all'aglio ho dei problemini, infatti con la salsa ci vado molto adagio, l'ho mischiata in uno di quegli affari che ho, ve lo faccio vedere. Io ce l'ho così adesso, trasparenti, l'ho presa da Ikea, faccio un po' di polvere. Li ho presi così e ci faccio le salse io, quindi ci ho messo salsa di soia, glassa di soia e una goccia di salsa teriyaki. Pura non la uso perché la percentuale è vero che è molto bassa, perché se sotto allo 0,1%, 0,2% la percepisco dopo perché mi torna su, però non da stare male, diciamo che ci può stare, andiamo così. Comunque, detto ciò, l'amico comunque lui è stato contentissimo e tutto, ho fatto anche la foto con tutta la roba sul tavolo, quella è la nostra Polaroid della foto insieme, quindi l'importante è quello. Questo video appunto nasce per farvi capire l'importanza dell'amicizia e dei vari rapporti, voglio intendo. Allora, come scenario, se qualcuno se lo stesse chiedendo, sì, sono in bagno. Non sto facendo cose strane, sono andata in bagno semplicemente perché da me fuori stavano facendo le comarie e quindi c'era casino. L'unico posto che io ho il bagno cieco, cosa bruttissima, però non c'è finestre, quindi la cosa buona è che adesso mi rompo il cazzo. Scusatemi il mio francesismo. Allora, volevo fare questo video, soprattutto la mia cosa parrucchiera, se notate. Allora, praticamente volevo fare questo video per spiegarvi l'importanza comunque dell'amicizia. Secondo me è una cosa molto importante che io ho riscoperto tutto in quarantena. Che lo dissi anche nel video che ho fatto, se riuscivo ve lo metterò qua sopra, se no c'è nei miei video, è quello che ho fatto, si chiama video sfogo. Cosa voglio incentrare sulle amicizie? Voglio fare praticamente, riesco perché sto appoggiando prima del cellulare su una base instabile. Sì, questa è la tenda della mia doccia. Comunque, volevo fare questo video appunto perché, per farvi delle amicizie che secondo me sono importanti, come anche il rapporto che puoi avere col tuo ragazzo, con la tua ragazza. In base comunque, ovviamente, a con chi state.
però comunque non devono intralasciare né l'amicizia né l'amore. Devono avere, secondo me, come mi ha detto una mia amica, che si chiama Giulia, la saluto, l'amore può essere ogni cosa, nella famiglia, può essere nelle amicizie, può essere in un ragazzo, può essere in tutto, anche nella voglia stessa di vivere. L'amore di vivere penso che sia la cosa più bella che lei abbia detto. Ti saluto Giulia, hai detto una cosa bellissima. E niente, comunque secondo me appunto è questo. Quindi volevo fare questo video che lo trasformerò in un video tag per capire un po' come funziona la vostra mente. Poi mi scriverò le domande perché me le scorderò. Che lo invento io questo video tag. Ho visto che tante persone fanno i video tag, ora faccio video uno io sull'amicizia, sui rapporti. Quindi video tag. Prima domanda: hai mai avuto una migliore amicizia? Sia maschile che femminile, indipendentemente da voi chi siate, maschio o femmina, potete farlo. Questo tag è aperto a tutti. Domanda numero uno: se avete mai avuto delle migliori amicizie? Se sì, raccontate brevemente se avete avuto una migliore amica, un migliore amico, entrambi. E se credete nella migliore amicizia, ovviamente. Domanda numero due: ritenete che sia più importante l'amicizia o l'amore? Oppure tutti e due allo stesso livello? Domanda numero tre. Vediamo un po', domanda numero 3, potrebbe essere, ecco, sei più da avere tante amicizie o poche amicizie? Non che uno sia sbagliato rispetto all'altro, semplicemente è un fatto caratteriale. Domanda successiva perché mi sono persa sulle domande, io mi perdo sempre sui numeri. Se avete mai litigato in amicizia, nel senso litigato ma proprio in modo brutto, se avete mai litigato in amicizia, domanda successiva, se sapete perdonare in amicizia o anche in amore, se sapete perdonare. In amore c'è un punto, però ovviamente, io penso che esista il tradimento sia in amicizia che in amore, quindi per questo chiedo, sapete perdonare in amicizia o in amore? Se sì, spiegatemi il motivo, se no, spiegate il motivo se volete no. Domanda successiva ancora. Allora, me devo inventare sul momento, quindi devo essere molto creativa. Insomma, più o meno, dai. Vediamo Ah, ok, vediamo un po' allora. Secondo voi si può definire a volte una migliore amica o un migliore amico vostro fratello o vostra sorella? Anche se ovviamente questa domanda fatta a figli unici potrebbe sembrare sì. La propongo anche alle persone che non sono figlie uniche. Se secondo voi la vostra migliore amica, o il vostro migliore amico, può essere considerato fratello o sorella? Ovviamente se non c'avete cose. Capite la mia domanda? Se per voi può valere quanto una sorella o quanto un fratello? L'ultima domanda, che me la devo segnare, non, mi sono pure persa. L'ultima domanda è: secondo voi andreste mai a vivere con la vostra migliore amica o il vostro migliore amico? O preferireste andare a convivere poi col vostro futuro marito, vostro futuro compagno, vostra futura compagna, qualsiasi cosa voi ovviamente preferiate? Questa è l'ultima domanda. Poi, vabbè, l'ultima. Questa qua è la penultima. L'ultima è: valuta questo mio bellissimo tag, se secondo te ti è servito qualcosa nella vita, e tagga anche delle persone. Io in questo caso taggerò ovviamente delle persone che lascerò sotto nella descrizione, ma comunque vi dico già sono il mio ragazzo. Amore, non so che mi ami tanto. Taggerò la Steffi, la gemella Betta, che lo voglio in ASMR questo video. Ti sfido. Mi odierai, lo so, se vuoi farlo, se no non farlo. Deve essere una scelta libera. Io taggo, ma è una scelta libera. Poi, ovviamente, taggerò. Chi taggerò? Sto pensando a chi smalloppare questo bellissimo video. Allora, taggo allora, la Steffi l'ho detto, andrà anche. Taggo allora, è una mia nuova, cioè una nuova ragazza che sto seguendo, che si chiama Terry, che fa make-up. Taggo lei. E poi, vediamo un altro poco, un altro che posso mettere. Taggo chiunque voglia farlo, perché mi sono persa. Chiunque volesse farlo comunque può farlo. Si chiama tag su amicizia e rapporti. E niente, io vi saluto e niente, se volete sapere le mie risposte io ve le metterò sotto volentieri, metterò anche le domande ovviamente, metterò anche le mie risposte. Ovviamente, oppure lo farò a parte, non so come capiterà, comunque più o meno sapete il mio pensiero, ma comunque è questo. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, che devo andare a cucinare.